Mamma mia. Ovviamente mi sta installando tutte le componenti aggiuntive perché sono, diciamo, perché sono comprese appunto nell'edizione Deluxe. Quindi tanta roba. Guarda che bello Cloud, Midgar in sfondo. Cioè. Ottienili nella voce sistema contenuti scaricabili. Ok, del menu principale. Oh Gesù, i feels, ragazzi, i feels. Ci siamo. Ci siamo. Ah. Allora, andiamo su opzioni intanto. Modalità standard, sì. Posizione del cursore predefinita, memorizzata. No, del menu battaglia memorizzata. Posizione del cursore predefinita nel menu principale, minimappa fissa. Sottotitoli, nomi e sottotitoli. Ok, leggenda dei comandi di battaglia, va bene, visualizza, non è un problema. Va bene, penso che tutto ciò va bene. Poi visuale, funzione e vibrazione, ecco. Queste vanno messe 3 su 3, assolutamente. Invertite le visuali, facciamolo tutto da ora così dopo non ci interrompiamo. Visuale per i comandi alleati. Selezione bersaglio levetta destra. Ok, tutto questo mi va bene. Audio. Allora, l'audio della musica va bene, la sentite bene, alta, bassa. Perché posso lasciare anche tutto così volendo, tanto magari facciamo così giusto per dare un po' di importanza ai dialoghi, ma niente di che. Lingua dei dialoghi giapponese. Oh Gesù, non avevo visto il giapponese, avevo visto solo inglese, francese, tedesco. Cioè, voi volete dirmi che è stato doppiato in tedesco e in francese? Cioè, francese e tedesco? Boh, vabbè. Carica, ovviamente, non abbiamo niente. Cioè, francese, ragazzi, io non ho parole. Non ho parole. Ci siamo. Nuova avventura. Io tolgo la webcam già ora perché la nuova avventura partirà con un filmato e ce lo godiamo. Quindi 3, 2, 1. Un posto lo spostamento della. Ah, già questo l'ho fatto. Questa modalità per selezionare i comandi lasciandovi gli attacchi in base. Ah no. No, standard. Silenzio.
Seguito, Shinji. Wow. Mamma mia. Già cominciamo con i feels a 2000. Questa ovviamente è la parte che abbiamo fatto sul tutorial, quindi non penso che ci sia molto da dire. Quello che invece voglio vedere è effettivamente la schermata. Diciamo che la schermata, cioè il menu principale, come dovrei aprirlo? Possibilmente ancora non me lo fanno aprire. Vabbè, ci sta. Tomare! Animo da! Devan! Non è ovvio questo, in questo fondo. Ok, per attaccare con la spada premi quadrato. Questo già noi lo sappiamo. Doppiaggio. Doppiaggio OP. Trofeo guadagnato, debutto mercenario. Bene. Che bella, la visuale invertita. Sì, che goduria, che nella demo ogni volta la dovevo cambiare dopo. Che bello. Che bello. Oi, come è? Dico, quanto era bella Eris all'inizio del video. Allora, la barra TB, ok, questo non lo sappiamo. Per chi ha fatto la demo già lo sa. Durante le esplorazioni poi c'è... ecco, vedi, perfetto. Ok, quindi adesso il menu finalmente lo possiamo aprire. Allora, in sistema aveva detto che noi i contenuti scaricabili... ok, quindi già ce li ha dati. Ah, ecco, vedi? Ah, perfetto, ottenuto. Quindi se noi adesso tecnicamente... ancora le materie non le possiamo utilizzare, giustamente. Mi sembra anche giusto. Allora, il menu è fighissimo. Guardate Cloud. Madonna, voi ve lo immaginate Sephiroth nello stesso party con Cloud quando ci sarà quel ricordo di Nibelheim e vederlo Sephiroth lì nel menu. Oddio, Sephiroth nel menu. Concentriamoci. Concentriamoci. Comunque il doppiaggio giapponese è mille leghe avanti comunque. Gli attacchi si possono parare con R1 o schivare con cerchio. Parando gli attacchi subisci meno danni e fai riempire la barra TB. Otonesco stare! Che noi siamo già OP. Facciamo un po' di schivate. Ok, giusto per dare un po' di senso al tutorial. Ma guardate che bello. Graficamente già è un piacere per gli occhi. È un piacere per gli occhi. Veramente un piacere per gli occhi. I bauli lo sappiamo. Che si aprono alla Kingdom Hearts quasi. Due pozioni. Chissà se hanno lasciato le stesse cose come nella demo. Sì, vedete, qua c'è l'altro forziere. Due granate. Sì, hanno lasciato quasi gli oggetti simili alla demo. Anche la corsa è uguale. Cioè, sì, diciamo che la demo penso che non sia cambiata molto. Le casse di rifornimenti Shinra. Il libero PM con Makolite. Sì, fondamentalmente non è cambiato nulla della demo. De? ソルジャーがなんだってうちらの仲間になるの?その人キャリアを捨てるわけ?名前なんだっけ?元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。
武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ俺は歓迎するね勝手に仲間にするな仕事が終われば他人だちょっとめんどくさいやつかもSembra quasi figo Cloud a vederlo così all'inizio, se non sappiamo, cioè per chi non sa, per chi non sa come effettivamente si sviluppa la storia, inizialmente Cloud sembra fighissimo. Comunque Jesse che ci prova con Cloud è assurdo, proprio sfacciata. ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。え？ウェッジ。高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。Mamma mia.Mamma mia, ogni volta che vedo sta scena... Ogni volta che vedo questa scena... Sì, la parte della demo è praticamente uguale. Cloud-fa! Lifto de weni! Matteresio! È letteralmente identica alla parte del della demo. Cavolo, qui. Sì, la prima parte è identica praticamente. こっちだ。La demo comunque aiuta, eh? Aiuta parecchio. Una medaglia Moguri. Ah, le hanno lasciate nello stesso posto praticamente le medaglie Moguri. E praticamente si scambiano poi per degli oggetti, in particolare vedremo dopo sicuramente, però le hanno praticamente lasciate nello stesso posto. Cioè la demo non è cambiata nulla praticamente. Qua ce n'è un'altra medaglia Moguri. Ah, da qua l'hanno tolta per esempio. Hai visto? Ah, ok. Allora qualcosa di diverso c'è. Perché là c'era un'altra medaglia di Moguri. Torero!
Sistema di combattimento è figo, decisamente figo. Cioè, giocare un Final Fantasy 7 così, che non ci avrei mai potuto sperare in 20 anni di vita, sinceramente parlando. Devo tenerlo prima per fare, ce l'ha letto. Guardate che belli colori. Corrado, cos'è? Passare, passare! Questa è la scena dove dobbiamo andare al reattore. Nakukono Udesai Kineru Soldier to Yashinra no Banken. Makoro wa hajimete janen daro? Ore o Makou Damari no Bridge made annai shite kure. マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。 Mamma mia. Il doppiaggio comunque giapponese è decisamente migliore, ragazzi, cioè non c'è niente a che fare. Io Sekasneo. Oi, Lokaijo. Non c'è paragone. Tarda. Non c'è letteralmente paragone. Kannensuro. Kocchi no serifu da. Anche Cloud comunque l'hanno fatto bello, cioè proprio come ragazzo. Ma vedi, dopo la parata vediamo anche qui vi ho fatto vedere anche l'assetto pesante. Sassato ikuzo. Comunque anche Cloud, stavo dicendo, come lineamenti, come viso, l'hanno fatto proprio bello. Cioè, ragazzi, fatemelo dire, è proprio bello. Anche Cloud è bello. Ovviamente non supera Sephiroth, però è bello, bel ragazzo. Ecco perché Jesse ci prova in maniera sfacciata. Ah, Bunpa è qui. Ho fatto un po' di attività. Hai, Rock Kaijo. Chi ha fatto? Jessie anche bellissima. Cioè, io non capisco perché siano tutti belli tranne Barrett. Sembra quasi che l'abbiano fatto apposta. Cioè, sono tutti belli tranne Barrett. E Wedge possibilmente. Kokkara saki wa keikai ga sara ni genjū da. Hemasunna yo. Sì, ok, ho capito, ma c'è l'autosabotaggio. Kōkishin mukidashi de kiku kedo, donna shiriai? Lo so che Jack non piace. Flashback che non si vedevano prima.
このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえかつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことはこのまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。あ？てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。Ciao Gandalf, sì, sono catanese comunque. Vabbè, penso che si senta benissimo dall'accento, non credo che lo riesca a nascondere così bene. Comunque sì, sono catanese. Ho seguito tutta la tua guida su Final Fantasy XII, grazie, mi fa piacere. Sono contento che ti sia piaciuta. Cloud non avrebbe risposto così. Beh, oddio, Cloud è un po' più pompato del normale qui. Però è fighissimo comunque la scena come è stata doppiata. È veramente, veramente... Questa scena, per chi ha giocato la demo, ovviamente, questa dell'ascensore, mi riferisco, c'è un abisso tra il doppiaggio giapponese e il doppiaggio inglese. Cioè, se voi avete avuto la possibilità di giocare la demo, giocatevela in tutte e due le lingue come ho fatto io. È veramente pazzesco. Cioè, veramente la scena in giapponese vale, secondo me vale già tutto per come è stata realizzata la scena giapponese. In inglese non rende così. Non rende così. Jesse veramente gatta morta tutta la vita. Allora, Barrett è specializzato negli attacchi a distanza. Sì, vabbè, questo lo sappiamo benissimo. Con sovraccarico colpisci pesantemente il nemico e riempi e ti fai riempire notevolmente la barra di vita. Prima di poter utilizzare di nuovo l'abilità, devi ovviamente aspettare o ricaricare con il tuo volo. Poi ovviamente mi tirerò! Cazzo, però battilo! Dovresti. Per affrontare ogni situazione al meglio cambia personaggio con sopra sotto o sinistra destra, e le due R2 invece indica ai tuoi compagni di squadra quali azioni compiere. Ok, c'è qualcun altro. La voce è rilassante, grazie. Qualcuno mi fa impazzire la mia voce.
come si sente tramite il microfono, se deve essere sincero. Ma penso che un po' tutti siamo non amanti della nostra voce. Addirittura rilassante è veramente un gran complimento. Allora qui adesso c'è la parte noiosissima con i laser. Crado, a soko mite. Kebi system. Kadou chuu da. 情熱的な眼差しだと思わない?見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね? Per il momento è difficile da dire, adesso sono preso dal live, non posso dire subito mi piace, finissimo, troppo bello. Sarebbe falso da parte mia. Cioè, prima devo avere un paio di ore alle spalle per poter dire effettivamente... Cioè, dovevo aspettare un po' di ore prima di poterlo dire. Poi paradossalmente mi viene più facile correre col grilletto che senza. Ah, vai a Barrett. Mi metto in mezzo alle palle. Cioè, va, vado a Barrett come mi dà fastidio. Questa è una cosa un po' fastidiosa, perché Cloud non appena si ferma, vedete, appena praticamente è fermo, poi praticamente per ripartire, per farlo ritornare a camminare, ci sta un po', è come quando la macchina la metti in prima e devi ripartire dopo che sei stato fermo. Quindi per questo ho continuato a fare questo movimento per passare la barriera. Beh, agli anni suoi questo Final Fantasy era totalmente diverso. No. Maledetto. Hanno messo più laser. Sbaglio, sono più laser rispetto alla demo. Non mi ricordavo che sono. È una mia impressione. Io non me li ricordavo tutti questi laser. Beh, oddio, io quando è uscito questo Final Fantasy l'ho giocato decisamente più tardi. Però è un bellissimo ricordo. Anche se il primo Final Fantasy per me è stato l'8. Allora, qui c'era un forziere, esatto. Mi hanno lasciato tutto uguale alla demo. Riempire la barra di estremo di un nemico lo renderai temporaneamente vulnerabile. Vedi che ho giocato la demo. Chance la jibun di tsukuri. Mo ichido ikuto. Dai, adesso approfittiamo, facciamo colpo di mano. Somiglia quasi al King, vabbè, oddio, 15 ha tantissimi. Il sistema di combattimento del 15 è troppo facile. Se il combattimento del 15 c'è difficoltà. Sento dire che non c'è difficoltà. Alcuni nemici sferrano attacchi immobilizzanti che impediscono temporaneamente di girare e escono la fase di stasi. Non possono essere parati, ma si può ovviare cambiando personaggio. Quando l'energia vitale indicata dai punti vitali o tutti si riduce sensibilmente, è il momento di recuperare con appositi oggetti o magia. Se vi infidi tutta la squadra si azzerano e vi è morto.
ばるわけにはいかない。ロケットで。Facciamolo con Barrett, gli facciamo prendere una bella posizione. Sì, vabbè, è normale che mi sentite un po' più basso, perché l'audio di gioco l'ho lasciato più alto appositamente. Aumento un pochino il guadagno del microfono, magari mi sentite più forte. Fatemi, ditemi se è troppo forte. Se Barrett la smettesse di urlare. fatemi sapere se si sente un po' più alto, magari. Ok, aumento un po' il guadagno del microfono. Mi prendo una bella pozione anche con Cloud, effettivamente, che ho pochi HP. Ok, perfetto. Lo lascio così. La bomba è pezzata laggiù, lo sappiamo benissimo. Allora, scendiamo. Ok. Comunque sì, stavo dicendo che a confronto comunque il combattimento di Final Fantasy XV è simile perché è dinamico. Perché giustamente c'è un fattore di dinamismo diverso. Perché ovviamente Final Fantasy VII, quello originale, è a turni. Mentre invece il 15 ha questo stesso sistema di combattimento, molto frenetico, molto, diciamo, bello passionale. Però il fatto di poter proiettare a destra e a sinistra leva molta difficoltà di gioco, a mio avviso. Leva veramente molta difficoltà, cioè ti rende praticamente quasi sempre vincente. Quindi non mi ha fatto impazzire per quello. Anche qui qua è bloccato. Vabbè, proseguiamo. Il set originale era a turni, certo. Ma non hai mai giocato Final Fantasy VII? Il diciamo l'originale? Madonna, un po' invidio questa generazione che non ha mai giocato il set originale. Dall'altro non lo invidio, dall'altro. Che comunque Final Fantasy VII. Ah, è la sentinella questa. Perfetto. Diciamo, sì, da un lato sì, perché uno non... Allora, facciamo una precisazione. Invidio chi non l'ha mai giocato perché può giocare già questo. Si può già giocare il remake. Però da un lato sono felice di aver giocato quello originale, perché così riesco ad apprezzare di più questo. Mi conviene questo o l'originale? Beh, oddio, questo sicuramente avrà incluse tutti i flashback, tutte le cose, diciamo, pregresse, anche degli altri capitoli, come Crisis Core, probabilmente anche altri flashback. Probabilmente a me conviene giocare questo, anche per un fattore forse stilistico. A meno che sei un amante comunque di giochi di giochi tranquillamente anche il primo, cioè Final Fantasy VII l'originale, se sei un amante dei giochi di ruolo. Se sei un amante dei giochi di ruolo, Final Fantasy VII originale penso che sia un must per gli amanti del genere, è un must. Però se non sei un amante del genere a turni, o comunque un amante del genere gioco di ruolo, ormai giocare a questo penso che ti possa far appassionare. Però se giochi prima questo e poi giochi quello originale, sicuramente quello originale ti saprà di vecchio. Ti saprà veramente di vecchio e non credo che riusciresti a finirlo.
non credo che poi riuscireste a finire quello originale. Beh, la grafica è orribile, quella del 7. Sate, Shinra ga okurikonde kita inu janai tte koto o shoumei shite morau ga. Bakudan wa omae ga setto suru nda. Tifa no tsure tte dake ja shinyou dekinai. Nakama ni naritei nara. Nandou mo iwaseru na. Ore wa yatowareta dake da. Dattara zamatte yare yo. タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。もう、はめやがった！来るぞ！なんだと！ メカは行かずちに弱い。魔法で攻めろ。受けろ。あ、入って聞いてねえんじゃねえか。魔法で攻めろと言っている。罠かと思ってよ。 信じなくてもいい。やれ。OK. Sì, comunque vi stavo leggendo, ragazzi, quando ci sono i filmati disattivo tutto. Cioè sia webcam che tutto. Naruto! Tasca di chiudere! Però sì, ragazzi, cioè capisco perfettamente se ti è piaciuto il 12, perché è piaciuto tantissimo anche a me. Come gameplay è piaciuto tantissimo anche a me. Per esempio il 12 come gameplay è piaciuto tantissimo anche a me. Il 13 meno. Devo essere onesto, il 13 non mi ha fatto impazzire. Andoria! Come voglio sistemo a casa. だったらあんたがなんだ。回復が必要。 Barrett non ti fare colpire, sai? Non ho fatto la
lo sta quasi. Kirikomu suki o sakuru. Shizume. Koi ya. Shiageda. Ike. Mata bari. Sì, la storia è bella di Lightning e Sera. Questo sono la prova. Non riesco ad evitare spinsi, non capisco. Questo sono io, guardo. Cioè, se non gli sparo da dietro, non gli faccio un cazzo. Madonna, però Barrett, cioè, veramente non riesce a evitare un cazzo. Cioè, poi si gira sempre, porca miseria. Comunque Barro sta facendo il tamarro, ma poi si depila il petto, avete notato che si depila il petto. Dovrebbe essere che si depila perché il tamarro. Sono abituato ancora benissimo al tuo mal.
te! Subendo danni estremando il nemico riempi la barra limite. Ok, questo è già lo sappiamo.立て直す。やっ。沈め。やっ。また来る。レーザーだ。分かってるって。だったらさっさと隠れろ。 Ma l'hanno detto che comunque le boss fight sarebbero state intendenti. E di questo non posso che essere felice. Non posso che esserne veramente contento di sta roba. Non riesco a schivare in tempo. Questo è un mio grandissimo difetto, devo imparare. Figuriamoci che questa non era la prima boss fight. なんか用事が変だぞ。自己修復機能か。急げ。回復される前に型をつける。じゃあ燃えてきた。相手が隙を見せたらそのチャンスだ。それまでしのぐぞ。限界を超える。 切るんだ。この隙に攻めると。ほら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 。
あのサソリにくれてる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。ora ci sono i 20 minuti per scappare。Beh, oddio, Yazmat è un bel dito lì. Sono 3 ore di combattimento. E dato che hai visto la mia guida su Final Fantasy 12, avrai notato che comunque ho fatto tutte 3 ore di combattimento integrali con Yazmat.倒せない相手じゃ。Questi però non so se li potevo skippare. Non li posso skippare. Anche nella demo non potevo skippare questi. Sussurro.È uguale, anche nella demo non si potevano skippare. Vabbè, sì, lo sappiamo che si scherzava, ovvio. Cioè, Yazmat è imparagonabile. Allora, qua dobbiamo andare verso sinistra. Dai, giocco.あそこで合流だ。精神を頼んだぞ。
ちこっちこっちこっち、ここ行けばバレットと合流できるはず。出口はこっち、急いで。Vabbè, sono più che sufficienti comunque 20 minuti, l'abbiamo visto anche dalla demo. Cloud, nani stai no? Hai di chite! Che faccio? Ti guardo il culo, no? Davvero gentleman. Isoide, isoide! Damatte, no vole! Sono fuori da niente alle spalle. Se dame! Sapete, nai to aseru! Vieni, Siro. Comunque Cloud ha la testa sotto il culo di Jess. Easy. Barretto! Saki ni ike, Jessie! Tobira akendo ga yusen da! Demo! Kocchi wa mondai ne! Soldier-sama ga issho da! Super soldier! Moto! X soldier. 見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐドカンだ。邪魔すんじゃねえ。止まれ。5秒でやるぞ。待つ。soldati sono veramente troppi. 終わりだ。急げ。あいつらと合流するぞ。troppo facile da sconfiggere. ここから厄介なのが多くてばっかり。まだ眠らせるわ。コメントで受ける。そんなもんかよ。仕上げだ。In realtà questo si poteva anche schippare. そんなもんよ。来る。来る。Spalle, mi raccomando, io con queste cose mi friggono malissimo. Loro dovrebbero sfruttare, esatto, non è che ti trovo il culo che sono destro. Questi con la parata per un momento. Cioè con il contrattacco, col counter. Tu che gli hai ganato! Io avrei il mademo nai. Che fatti in genega? Dai su che io! Vado io! Allora facciamo prima che tu torni. La Tuntor energia a Cloud, che poverino sta crepando. Cloud però porta troia di Cloud. La
だ。ここからだ。沈め、隙をつく。そんなのか。何まずいだ。よし、動けるうちに。ここで仕掛ける。行け。ここまで。じゃあ、引けろ。集中して力を見せる。待ってました。邪魔見やがれ。こんなものか。Ecco, già un qualcosa che non mi piace, ad esempio, che l'intelligenza artificiale degli alleati è abbastanza scadente, eh? Questa è una cosa che non mi piace. Beh, vabbè, oddio, 10 anni fa era tutto diverso, ragazzi. Questa è una cosa che non so quanto si set originale non viene fatta vedere. Questa è una cosa molto importante, perché non lo so dove gliela spiego. Allora, praticamente che cosa si è visto? Si è visto che praticamente il reattore è giustamente scoppiato. Però, giustamente, questa è una cosa che nel Final Fantasy VII non c'era. Il progetto dell'Avalanche. Il progetto dell'Avalanche era solo distruggere il reattore. Quindi soltanto la centrale, diciamo quella piccola centrale nucleare, se vogliamo chiamarla. Mentre invece la Shiva lo sapeva in questa puntata, ha distrutto praticamente le fondamenta. Ora infatti tutto il reattore crollerà sulla città, provocando un sacco di vittime, cosa che loro in realtà non volevano fare. Guardate.怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ8番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。あっちこっちに漏電してるっすよ。è tutto nuovo, ragazzi. Quindi da qua adesso ci godiamo veramente Final Fantasy VII Remake. Sabi ksai.新鮮な空気。Allora, possiamo guardare da qua se c'è qualcosa che magari possiamo raccogliere, perché l'esplorazione è tutto. この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。No, non c'è nulla. 俺か。変な汗いっぱいかいたからな。No, OK.
E comunque vi stavo spiegando che praticamente l'obiettivo dell'Avalanche era soltanto distruggere il reattore. Mentre invece la scimmia, sapendo di questa cosa, ha letteralmente distrutto tutto il settore. Quindi poi si vedrà e si scoprirà che gli daranno la colpa a loro per questo attentato. E li definiranno terroristi addirittura. Vedete? Sarà stato l'esplosivo. Cioè loro non sanno se effettivamente la loro bomba ha creato tutto sto casino. Non lo sapranno mai. Fondamentalmente non lo sapranno mai. Non è stato causato da loro questo casino, perché la bomba era giusta per far esplodere il reattore. Invece la Shinra ha distrutto tutto il settore completamente per farli passare come terroristi e quindi incriminarli. Strategia direi assolutamente perfetta della Shinra. Qui non c'è nulla. Non lo so quando arriva, ragazzi. Quando arriverà, arriverà. Allora qui non c'è nulla da raccogliere. No. Madonna, non vedo l'ora di poter esplorare tutto. もっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。 上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺におっかぶせろ。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。 Assolutamente no, comunque non fumo, non bevo completamente. Io sono un infermiere, quindi devo mantenere un tenore di vita sano. Assolutamente no. 8番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。Che bella però comunque la città. Oi. 約束の金は? I miei soldi. Guarda che bellezza. Guarda, madonna, guardate che bellezza. Sto impazzendo. Sì, tecnicamente sono uno di quelli che salva la gente. Toto. Kore, Soldier nara wakaru yo ne. Kaifuku materia. Touzen da. Ageru. Tasukete moratta ore. Shigoto no uchi da. Dewa iranai.
いいからいいから、おかげで今私はここにいる。Dovresti dargli altro, mi sa, al posto della materia. Iki nobiru no wa un ga ii yatsu ka, tsuyoi yatsu da. Anta ga docchi ka wa shiranai kedo. Shimiru! Kore wa moratte oku. Tsukai kata wa shitteru yo ne? Ore o nanda to omotteru. Equipaggiamento e materia. Oh, finalmente. Ora puoi inserire le materie in armi e protezioni. Prova subito a inserire la materia energetica nella spada Potence. Facciamo il tutorial, dai, vediamo com'è qua. Per inserire materia, ok. Proviamo a inserire una materia nella spada Potence. Premi triangolo per scegliere quale assegnare. Gli alloggi mostrati in alto sono quelli dell'arma, mentre quelli in basso corrispondono alle protezioni. Uno spazio vuoto e premi... Hai inserito la materia nell'arma, ok, vabbè, questo classico. In questo modo potete usare in battaglia le magie e abilità adesso associate, ottenere gli eventuali potenziamenti e parametri che fornisce. Sperimenta con diverse combinazioni. Vabbè, questo solitamente non cambia nulla. Che figata le materie. Guardate che sono belle visivamente. Cioè, guardate che figata. Che poi, scusa, equipaggiamento e materie. Io non dovrei avere anche le materie... Dovrei avere le materie, quelle dei Chocobo e il resto. Forse ancora non me le fa mettere, ovviamente. Troppo presto. Cioè, proprio, c'è proprio lo stile 3D di tutte le armi. Cioè, di tutte le armi e armature. Che figata. Configurazione tattica. Ah, vero che qua ci sono anche i colpi rapidi. Tipo Kingdom Hearts, per chi ha giocato Kingdom Hearts. Le combinazioni rapide dei colpi. Anziché premere tipo X, abilità, eccetera, eccetera, lo può fare direttamente. Me l'ero scordata questa cosa. L'avevano detto anche nella demo, ovviamente. E io non me l'ero scordata. Thrill 満点のご褒美じゃ貨物車で。Inserendo una materia di invocazione nello inserendo una materia di invocazione nello speciale alloggiamento delle armi, potrà invocare l'esper corrispondente quando questo si risveglia per aiutarti. Ok. Quando la barra che compare in questa occasione è piena, invoca l'esper e la sua potenza soprannaturale. Ah, ecco, vedi, quindi adesso. Ah, è una materia a parte l'esper. Figa questa cosa. Questa è una cosa figa. Aumento dei parametri personali. Esper. Nello sfruttare le debolezze elementari del nemico con attacchi magici di fuoco, gelo, tuono, ok. I magie di supporto e recupero, come bagliore di rubino, barriera o bagliore di perla, prima di scomparire fa recuperare PV a tutta la squadra. No, vabbè, io metto il Chiactus per ora. Penso che sia una tra le migliori. Esatto, i testoni. Comunque è bella la cosa che l'Esper è una cosa a parte. Per chi ha giocato Final Fantasy, ovviamente Final Fantasy VII, si ricorda possibilmente che le materie delle summon si potevano mettere come materie dell'equipaggiamento, mentre invece qua le summon sono messe a parte. Quindi questa è una figata pazzesca, oserei dire. Anche questa è una cosa che mi piace. Avere la possibilità di avere una summon specializzata per ogni personaggio, ad esempio. Perché se lo slot vale per tutti i personaggi, posso assegnare praticamente un esper, in questo caso. Posso assegnare un esper a ciascuno dei personaggi. Poi guardate che bello, ci sono persone vestite
tipo per bene, vedete, tipo che sembra un misto tra una civiltà antica e una civiltà moderna, se ci fate caso. Perché comunque si utilizzano armi, si utilizzano spade, però guardate i vestiti non sembrano così tipo vecchi, sono vestiti moderni, tipo quello con la camicia, la ragazzina con gli shorts, quella con la gonna. Cioè Cloud è vestito, sembra tipo un cosplay vero e proprio, mentre invece le persone sono vestite normalmente. Ma guardate addirittura sto vecchietto con la giacca, la cravatta. Cioè è fighissima sta cosa. Cioè hanno reso il tutto molto più realistico. Le macchine che ovviamente fanno parte della vita di tutti i giorni. Madonna, potrei stare ore a guardare tutti questi sfondi, a guardare le macchine. Veramente potrei passare le ore qua. Non sto scherzando. Potrei stare ora a guardare tutti i dettagli della città. Non di là. Ma cazzo siete? Che bello che mi dai suggerimenti, un po' più... Ah, là! Comunque Jessie è proprio sfacciata. Cioè proprio... Però Jessie è sfacciata forte. Qua non c'è niente da raccogliere. Addirittura gli operai, guardate gli operai. Gli operatori sanitari. Questi sono operatori sanitari. Sono con lei, forse. Che figata. Con la fodera della ragazza della Sicilia. Alla fodera per la lupara. Tre granate. Effettivamente potrei sfruttare anche le granate. Un'esplosione, ma ha liberato il passaggio? No, forse l'ha addirittura bloccato lì. E lui con la testa che comunque segue ancora le... l'avvenimento. Ora dovrò fare sicuramente un altro giro. Perché lì la scala non la posso prendere, giustamente. Allora, la mappa per il momento... Credo che essendo comunque dentro la città di Midgar non sarà troppo troppo grossa. Cioè almeno spero di sì. Qua posso passare? No, come va indietro da solo. C'è una coppia di sposini, ovviamente asiatici. Cioè sembrano tipo una coppietta. Che figata. Eh no, il visore notturno non ce l'ho, purtroppo. Comunque sì, vedete, ci sono le autoambulanze, i pompieri. Cioè è proprio è come se fosse una stazione a salvo. Vedete, c'è l'autoambulanza, i pompieri. Cioè è come se ci fossero i mestieri che ci sono tuttora. Cioè è come se fosse un pieno. Comandi vocali sono ovviamente disattivati.
Lo avete visto, vero? Chi era? Io ho avuto un mancamento comunque, eh? Già ve lo dico. Ho avuto un mancamento. Beh, a me piace Sephiroth a prescindere, non perché sia bello, perché io amo Sephiroth. Madonna, guardalo! Ciao Ava! Madonna ragazzi, io qua impazzisco. Sephiroth, io l'ho sempre detto, è la mia unica possibile via di diventare omosessuale. Mate! Madonna quanto è fregno. Ragazzi, un secondo che non mi sto capendo perché io un attimo. Arienai. Anta wa shinda. これがこの手で。もちろん覚えていると思う。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ。クラウド。 星が死ねば、この艶やかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声。切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は 私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何、簡単なことだ。クラウド、走るんだ、逃げて、生き延びて。 いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。 Comunque, a parte il fatto che mi è venuto un... Niente, non posso neanche dirlo cosa mi è venuto, ragazzi. C'è da dire una cosa che qui è stata detta, molto importante. Guarda, io penso che sia Sephiroth penetrante, punto. Senza Masamune, senza voce, proprio Sephiroth. Cioè, ma l'avete visto quanto cazzo è bello Sephiroth? No, aspetta, fermiamoci un attimo, un secondo. Fermiamoci un attimo. L'avete visto quanto cazzo è bello Sephiroth? Anche Cloud è bello fatto. Sono assolutamente d'accordo. Ma quanto cazzo è bello Sephiroth? Cioè io non ho parole. Io non ho parole. Quanto cazzo è bello Sephiroth? Perché non c'è un gioco su Sephiroth? Crystal Video, grazie per il follow, gentilissimo. Cioè, quanto cazzo è bello Sephiroth? Da 1 a Sephiroth. Ragazzi, non ho parole. La bellezza di Sephiroth è disarmante. È disarmante. Io sono letteralmente innamorato di Sephiroth. Proprio lo dico chiaro.
Cioè, non penso che possa nasconderlo più di tanto. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. Comunque, piccolo momento cultura. Come avrete notato, Cloud ha detto a Sephiroth di averlo ucciso. Ed effettivamente è così. In realtà Cloud l'ha ucciso Sephiroth a Nibelheim. Quando lui praticamente, cioè quando Sephiroth praticamente va a prendere sua madre, Genova, o per meglio dire, quella che lui reputa sua madre, Genova. Perché Sephiroth appunto è l'esperimento con le cellule impiantate di Genova. E Cloud lo uccide in quell'occasione, lo trafigge con la Buster Sword. Però cosa succede? Sephiroth esce dalla sala dove appunto va a prendere Genova e si lancia in quella che è una fontana di mago. Così facendo, Sephiroth entra in una sorta di catalessi perenne. In realtà Sephiroth, o per meglio dire quello che Cloud vede di Sephiroth, è solo un'immagine speculare. Un'immagine speculare della sua testa. Perché anche lui, essendo a forte contatto con l'energia mago, essendo ovviamente un esperimento anche Cloud, anzi, un esperimento parziale, Cloud è un essere umano, non è stato creato in laboratorio come Sephiroth. Cloud è un essere umano, è diventato un soldier, e poi successivamente, insieme ad un'altra persona che per il momento non cito, è stato utilizzato come esperimento. Essendo stato utilizzato come esperimento, è stato a contatto con l'energia mago, così come tutti i soldier, ed è per questo che lui possiede quel tipo di occhi, gli stessi occhi che possiede Sephiroth. Però il ricordo di Sephiroth, che vive dentro Cloud, si manifesta grazie all'energia mago. Quindi effettivamente quello che noi vediamo non è vero. Sephiroth che noi combattiamo, che affrontiamo, in realtà non è vero. È un'immagine che successivamente diventa reale, ma per un altro motivo. Per il momento chiudo qua la didattica. Non facciamo troppo... Magari c'è chi ovviamente non ha giocato mai Final Fantasy VII e quindi non vuole spoiler. Vi faccio soltanto un momento cultura. Però senza troppi spoiler. Cioè giusto le informazioni di base. Guardate che belli anche gli NPC, tutti i personaggi che parlano e hanno un labiale proprio. Sono renderizzati e sono fatti bene. Guardateli. Cioè, guardateli. Cioè, sono stupendi. Sono stupendi. Quanto cazzo sono stupendi. Sono veramente belli. Ma si può interagire? Si può parlare? Si può parlare. Quindi da questo vicolo si può andare alla stazione, vedete? Quindi ci sono dei suggerimenti anche tramite NPC. Quindi come i classici Final Fantasy, che tu puoi parlare con tutti, puoi interagire con tutto. Noi possiamo fare questo. Però non posso utilizzare la spada dentro la città. Strana questa cosa. Molto strana, a dire la verità. Vabbè, comunque, proseguiamo di qua a questo punto. Comunque io sono felice, abbiamo visto Sephiroth, io sono già soddisfatto. Dopo aver visto Sephiroth tutto assume una prospettiva diversa. Quanto cazzo è bello! Quanto è bello Sephiroth! Cioè, era bello anche prima, attenzione, ma qui l'hanno reso una divinità. Cioè, l'hanno reso una divinità. Cioè, c'è la scena dove gli fa con le braccia a Cloud così, che lo guarda sorridendo, che è boh. Cioè, boh. Non so che dire. Realmente non so che dire. Non ho parole. Beh, sono curioso comunque di vedere anche quanto sarà grande la sezione
sub quest, quando sarà grossa la sezione in generale di gioco, fondamentalmente parlando, eh? Cioè a me è quello che mi piace. Oddio, quella è Aerith, guardatela, non è lei? Quindi c'è l'incontro con Aerith che sta dando i fiori in giro. È la stessa scena quando noi prendiamo il fiore da regalare o a Tifa o a lei, cioè nel senso non regalarle il fiore o darle il fiore a lei. Quindi noi dobbiamo andare da quel lato e io vado da qua invece. Soldati anche qui. Attenzione, non si può passare. No, adesso c'è l'incontro con Eris. Con Eris. Che poi c'è chi la chiama Eris. Chi la chiama Eris? Come cazzo la devo chiamare? Io la chiamo Eris, come l'ho sempre chiamata. Anzi, in realtà l'ho chiamata Aerith. Col TH finale. お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って。助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。Le stesse scelte. Le stesse scelte che potevi fare nel Final Fantasy VII normale. Cioè dire non lo voglio. O quanto costa. E la musica di sottofondo, ragazzi, mi sto sentendo male. Mi sto sentendo malissimo. A parte che Aerith è bellissima. Cioè, appena mi ha detto stai bene, io mi sono innamorato. Anche se so che mi innamorerò di Tifa dopo, tra un po'. Appena vedrò Tifa. Ma quanto cazzo è bella. Proprio il viso. Gli occhi. Avete visto i lineamenti del viso di Aerith? Quanto è bella! Quanto è bella! Io non so se innamorarmi... Vabbè, ovviamente so di chi innamorarmi, oltre Sephiroth. Però, dico, Sephiroth è al primo posto, non si tocca. Dipende dalla persona. Anata wa... Tada de iya. Eh? Hanakotoba wa... Sai kai. Un fiore giallo. Keikoku shite oko. No, di tutti no. Tsuyoi zo. Sonna kanji suru yo. Grazie per il follow, Andrea Dart. Odoshi ni kuru toka keikai shite ru? Nai nai. Souyu shinpai shinakute ii kara. Quanto è bella. マコーロが爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。Vi prego, non rendetemi Aerith schizofrenica.
地面に置け。ゆっくり。Mi mangia morte, esatto, ho avuto la stessa impressione. Sentite la musica. Ancora vivo sei? Madonna, la musica. Attenzione, materia. Non la posso raccogliere, cazzo. Avete visto counter e attacco rapido. Il sistema di lotta è molto comodo. È veramente, veramente comodo. Questa è una materia di supporto. Sembra tipo una materia debuff. È una materia vitale. Che materia vitale è? Ah, PV massimi più 10%. Ah, quindi sono uguali anche come colore. Sti cazzi. Hanno mantenuto anche i colori quasi identici, perché le materie con le statistiche, se non sbaglio, erano viola. Cioè, sì, violacei anche su quella normale. Sì, lui col fiore, guardate che figata. E tra l'altro non si sgualcisce. Cioè, combatte, ma il fiore non si sgualcisce. Possono recuperare, esatto, la pozione. Ora non dovrei andare dove è andata lei? Penso di sì. O forse no? Lei è andata di qua. Però aspetta. Qua ci sono altri soldati. Lì c'è un'altra materia. Allora prima andiamo di qua. Un'altra materia? What the fuck? Materia girante? Come le hanno tradotte le materie? Contrattacco dopo schivata. Questo è figo. La metto al posto del fuoco. Tanto il fuoco, magie fuoco, non le utilizzo. Questa si funziona veramente così. E guardate il colore che cambia. Il colore nelle materie, delle materie nella spada. Guardate che adesso sono diversi. Che figata. Che figata. Però aspettate, Aerith è andata di qua. E infatti è nuova questa qui, non c'era ovviamente nell'originale. Recupero di PM, c'è un forziere. Ragazzi, l'esplorazione io qua me la mangio. Proprio non vedo l'ora di poter esplorare come dico io. Mamma mia. Anche perché non so effettivamente qua come può essere inteso l'endgame, essendo il primo capitolo. Cioè, non ne ho idea. Possiamo andare di qua e di qua. Andiamo di qua prima. Counter. Sì.
け。受けてた。仕切り直す。悪いな。仕留める。やっ。これで。カズ。消えろ。このバカの。うん。やってやる。攻めるぞ。Comunque il sistema di combattimento è fighissimo, ragazzi. Vi posso assicurare che il sistema di combattimento è divertentissimo. Sembra difficile, ma è facilissimo, intuitivo ed è molto, 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 molto divertente. Veramente, veramente tutto molto divertente. E questa è una cosa che già, secondo me, vale il prezzo. Comunque questa materia non la voglio utilizzare, perché comunque la schivata io la utilizzo, sì, però non credo di sfruttarla più di tanto. Anche se mi aumenta comunque i parametri di difesa e resistenza questa materia. Quindi non sarebbe effettivamente male da tenere. No, però teniamoci questa. Così almeno abbiamo un attacco magico in più, che non è troppo. Il counter comunque è rottissimo. Il counter è rottissimo perché mi fa contrattaccare da qualsiasi lato. Cioè non è importanza da dove arriva la palla. Lui counter. È veramente rotto il counter. Altri soldati. La granata mi ha lanciato. Cazzo di merda. I soldati sono debolissimi. Cioè li fai fuori con un colpo. Ah, questi, vabbè, questi lo sappiamo. Col counter si fa ancora. Vai su, attaccato. Olè. ここで仕掛ける。追い打ちだ。力を見せて。消えろ。どうに逃げ場などない。一発に寄せて投降しろ。出ろ。ここまで。ここから出すな。伊賀さん。チェネさんのコーラ。噴水広場にて。出口がないぞ。放電中。認め。周辺の部隊は直ちに急行せよ。Abbiamo sbloccato anche il limite, tra l'altro, eh? Ma sono infiniti? Fatemi capire. Cioè, posso combattere all'infinito? Ah no, sono finiti. Fuga dall'alto, ok. Quindi devo salire da là. Ma no, comunque il counter di Cloud è rottissimo, cioè nel senso proprio è OP. Penso che l'abbiano fatto un po' troppo OP. Poi perché sono le prime battaglie, quindi sono relativamente facili. Ma il counter è veramente rotto. Cioè il counter è letteralmente rotto, ragazzi. Cioè, lui praticamente si para da qualsiasi parte e gli arriva l'attacco. Non è importanza. Cioè, non è importanza da dove ti attaccano. Cioè, lui il counter lo fa, punto. È rottissimo, veramente rottissimo. Comunque, non ne scendono più soldati, quindi possiamo continuare. Ute! Ute! Ah,
quelli sono arrivati proprio perché ho salito le scale. Li volevo affrontare. Tanto sono scarsi come la merda. Non lasciamo niente alle spalle. Banda di ferro. Dovrebbe essere meglio la banda di ferro, giusto? Eh sì. Ed ha anche uno slot per la materia. Ottimo. Così posso sfruttare la materia girante. Benissimo. Vediamo se nella cintura dove... non si vede l'equipaggiamento come armatura. Tipo... peccato. Sarebbe stato figo. Vabbè, non possiamo... Madonna, guardate che belli colori. Che bella la grafica, mamma mia. Una gioia per gli occhi. Veramente una gioia per gli occhi. Una gioia per gli occhi. C'è qualcuno che mi spara però. Qua ci sono soldati. Prendi quello scudo. Mi chiami. Questo è il counter assolutamente utile. Cagatte coi. Non c'è nessun altro? No. Ok. Guardate che belli poi i nemici che vengono sconfitti e diventano parte integrante del livestream. Questa è una cosa fighissima. È una cosa veramente, veramente figa. Ce ne sono altri. I soldati semplici così fanno veramente cagare. Sono scarsissimi. Cioè con una raffica crepano. Da un lato mi fa piacere, da un lato meno. Avrei voluto magari qualche combattimento un po' più aggressivo. Qui è la scena dove lui salta sul treno, però. O sbaglio? Curiamoci un poco. Giusto per... Credo che non si possa saltare. Questa è una cosa che mi triggera. È una cosa che mi triggera. E non poco. Cioè il fatto di non poter saltare. Cioè per avere una libertà di movimento tale. Non mi mettono il salto. È un po'. Oh, ma il counter è un qualcosa di fenomenale comunque, eh? Troppo forte il counter. Troppo forte il counter. Ecco, questi già mi danno fastidio con queste bombe qua. Guardate che bello il gioco di luci. Dai, attacco. Perfetto. Counter OP. Counter veramente OP. Comunque, mi dà fastidio se...
Grazie per il benvenuto, mi piaceva come spiegavi la tua esaltazione. Non ho mai giocato all'originale, ma ho dei ricordi con la mia amica. Advent Children, che bello Advent Children. Mi vuoi anche il Blu-ray? Ti invidio, io lo cerco il Blu-ray, non l'ho ancora trovato. Mi regalò il book interamente scritto in giapponese con tutte le immagini e descrizioni. Bellissimo. Il book è introvabile, lo so, l'ho cercato anche io, quindi lo so. Veramente, veramente figo, ti invidio. Comunque benvenuto nel canale. Mi fa piacere che vi piaccia il mio trasporto. Cioè, io sono veramente in estasi. Sono letteralmente in estasi. Comunque, volevo chiedervi, vi dà fastidio se metto in alto il contatore di quanti siamo in chat? Ah, sono una ragazza, scusami. Effettivamente Crystal magari poteva suggerirmi qualcosa. Vi dà fastidio se lo metto magari in alto a destra, giusto per non dare fastidio, perché cioè, mi piacerebbe vedere quanti siamo a condividere questa esperienza. Cioè, se vi dà fastidio nello schermo non lo metto, però se non dà fastidio lo vorrei mettere, giusto per una questione mia personale. Allora, aspettate un attimo, devo cambiare l'uscita. Ecco qua. Magari lo metto di qua, così non dà fastidio. Ecco, lo mettiamo di qua, così non dà fastidio. Però disattivo le emote su schermo, almeno non ci danno fastidio. Ciao Ava, buonanotte, grazie per essere stato con noi. Ci vediamo domani su Discord. Ok, così penso che possa andare bene. Perfetto, ci siamo. Ok, così lo vedo direttamente su schermo e ogni volta non devo cliccare sull'immagine del tablet per vedere quanti siamo. Che altro per una questione mia personale, non tanto perché voglio fare il figo e far vedere che siamo tot persone, no? Solo perché per una cosa mia. Per sapere se non parlo da solo, praticamente. Ecco. Per sapere se c'è qualcuno che mi caga. Con il counter è rottissimo il counter, ragazzi. Ok, se non dà fastidio va bene, perfetto. Tra Aerith e Tifa il cuore mi dice Aerith, ma la ragionevolezza mi dice Tifa, per motivi che ovvio non posso dire. Ok, penso che siamo tutti sulla stessa barca per quando si parla di Tifa. Penso che siamo tutti d'accordo. Vabbè, io sono di parte perché il mio amore è solo Sephiroth, quindi non mi interessa più di tanto. Il mio amore è solo secco. Mi guardo Advent Children, madonna. È bello Advent Children, veramente, veramente bello. Attenzione che qua sto crepando male. No, facciamo fuori questo. Sono quelli scarsi. Ok, ora mi posso concentrare su questo.
Sentendo le musiche, tenente Konga, ci sono i mini boss. Quando il nemico è particolarmente temibile e lo si affronta con i oggetti di una materia invocazione, l'esper in cui si è legata può risvegliarsi. Vieni in tuo aiuto. Quando la barra che compare, quindi tra poco possiamo invocarla. Infame! Aspettate che ora vi leggo, ragazzi. Ma come si invoca? Forse così. Ah, ecco, vedi, invoca. Guarda che bello! Gli Esper attaccano autonomamente finché la barra Esper non si svuota, ma sfruttando la barra TB dei membri della squadra puoi scegliere tu le abilità con cui farli combattere. Quando la barra si svuota gli Esper lasciano la squadra. Ah, quindi come su Final Fantasy XII praticamente. Children è fenomenale. Sì, sì, certo che non ho messo io le materie. Il mio canale è incentrato comunque su Final Fantasy. Cioè, io sono un amante della saga di Final Fantasy, quindi non potevo non mettere le materie. クラウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。本気で誘わない？ちょっと待って。心配したじゃねえか。 何してやがったんだ。ああ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な。頼りになるだろ。待て、一つ聞きたいことがある。 見えない敵を見たことはあるか？ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい。
聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。Sì, vabbè, Cloud comunque l'hanno fatto veramente fregno in questa. 到着までに戦闘車両。Questo remake è fregno, lo dico anche io, tra l'altro. Anche se il mio preferito è Sephiroth, ma per ovvie ragioni. Ma qui Cloud merita veramente. È molto molto fregno. Chissà se qua c'è anche la sezione quella del treno di scappare poi. Ehi là. E tu? Oddio, tu che sei abbonato? Oh, Ferri! Primo mese con la sub. Grande Ferri, benvenuta tra i sub. Quindi anche tu adesso hai la Masamune da poter sfoggiare come banner dell'abbonamento. La Masamune di bronzo, tra l'altro. Tra l'altro vi ricordo che se avete Amazon il Prime è gratuito, quindi non vi costa niente e a me date un grande supporto. Che paura. Eh sì, effettivamente la notifica forse è un po' alta. Forse è un po' alta la notifica. Però a me piace che sia alta, perché così bella si sente bella forte. E poi c'è Sephiroth che t'abbraccia, quindi che fai, te ne privi? Ovvio che non te ne privi. Ecco, parliamo con Jessie che... Cloud, SOS. Doki doki ga tomaranai no. Yappari 8 bangai no hinai ga ooki sugiru. Wake ga wakaranai. Kikashita makou ga yubaku o okoshita. Sou itte nakatta ka? Saisho wa sou omotta kedo, makouro wa sonna koto soutenai janai? Mienai teki ga iru tte itteta yo ne? Ah. ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないのも。クラウド、聞いてくれてありがとう。Lo so, questo in realtà è una cosa che volevo io. Ora non so se aumentando il guadagno del microfono forse mi sentite più alto ora. In realtà è una cosa che volevo. Cioè lasciare più il gioco come sottofondo più alto. Poi... Allora aspetta, così dovrebbe essere... Aspettate, fatemi vedere un secondo. Si sente distorto. Ok, immaginavo. Allora un secondo, fatemi vedere. Allora così, così guadagno. Ok, così dovrebbe essere buono il volume. Perché sennò poi si sente troppo forte. Ok, così... Sì, lo so, è il guadagno del microfono. Così dovrebbe essere buono, però. Anche un po' meno, ok. Quindi facciamo così. Facciamo verso metà. Ok, così dovrebbe essere, diciamo, decente. Ok, così dovrebbe essere meglio. Perché l'ho abbassato di un pochino. Ok, perfetto. Ok, teniamolo così. Ok, bravo, ditemele queste cose. Perché io comunque, avendo le cuffie, avendo tutto... diciamo personalizzato, non riesco a capire se voi sentite bene o se non sentite bene. Cioè, questi feedback di audio fateli, cioè nel senso ditemeli, così li sistemo subito e poi li mantengo così. Ok, ho aumentato un altro pochino il microfono, così penso che dovrebbe essere sufficiente. Così tagliamo la testa al toro. Makoro, bakka suru nante. Meiwaku na renchū desu ne. Kōhyō sarete inai ga, hannin wa jutchū hakku avalanche da. Mukashi kara uchi no presidento o tsuke neratte ta renchū desu ne. Shinra ni takaru tsumori ka? Oi, teichou na koto o iu na. Avalanche no mokuteki wa hoshi o sukuu daro. なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。
殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送っている。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ死んだ魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。行きましょう。Bellissime queste scenette di intermezzo, le adoro, veramente le adoro. Chotto 話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。みんなこの列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。Ok, diciamo che finalmente Barrett ci ha pensato a togliersi gli occhiali da sole di sera. Ci ha pensato un po' tardi però comunque. Ma vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente. Fanservice, vedremo cosa... Vedremo cosa metteranno come fanservice. Spero qualcosina riguardante Tifa e le sue movenze di combattimento, se devo essere sincero. Già quelle mi soddisferebbero. いいキャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。やべ。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。
アジトでな。忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティファに顔を見せて安心させてやれ。Quindi adesso possiamo esplorare anche questa zona. Che figata. Bello, guarda che figata. Nel treno non possiamo entrare, ok. Quindi vuol dire che sul treno non c'è nulla da prendere. Qui è tutto bloccato. Ovviamente esploriamo perché io, sapete che sono malato per l'esplorazione. Comunque ho letto Sephiroth, lasciamo stare. Io già me lo immagino quando sarà a petto nudo alla fine del gioco contro Cloud. Lasciamo perdere. Facciamo un silenzio. Che bello, cioè proprio è una città vera e propria. C'è una città animata. Guardate. Ma quello cos'è, il camion dei panini? È tipo, cos'è tipo il camion dei panini? Eh sì, tipo il camion dei panini che c'è qua a Catania. Tipo, me lo spacchi un Viewstel per favore? E questo cos'è, tipo il chiosco? Soft drinks. Sì, tipo chioschi, guarda. Ma che bello, che bello. La piazza. Qua, wow, un altro che fa panini, tipo. Vuoi che ti lasciamo un po' da solo? Beh dai, oddio, ancora non c'è Sephiroth, quindi potete stare. Quando poi arriva Sephiroth, vediamo. Che bello, che bello. C'è proprio una città a tutti gli effetti. La piazza, il chiosco, le persone che parlano. Certo, questa è una zona un po' di periferia, penso, perché è un po' degradante da vedere. Sembriamo più in periferia che... Ma qua, hoshi o meguru chitte yuarete mo na. Hagashite mo hagashite mo sugu moto dori. Col profumo di bar. Mousou jimita shuchou wa tomokaku. Shitsukosa ni wa atama ga sagaru yo. Il panino cameo, so buono il panino cameo. Tamannena. Oi, anta. Dousta? Mako jūdoku ka yo. Mata aitsu ka. Si scoprirà che sono sti dissennatori qua. Queste sembrano tanto bacheche da side quest. Mi sa tanto di bacheche da side quest. Chissà quanto verranno riempite. Chissà quante side quest magari avremo a disposizione. Dove è buco? Dove è buco? Qui ci vorrebbe tipo Cloud. Che succede? Col meme, che succede? Pericolo belve inferriate e danneggiate. Niente di interessante qui. Ok, qua sicuramente ci dovremmo tornare dopo. Qua ci sono soldati. Cloud. Cloud, tanta roba qua in questo remake, eh? Vabbè, lo sapevamo un po' tutti che Cloud era un fregno. A questo punto mi sorge la domanda, ma meglio Cloud o Zack? A sto punto. Cioè, se proprio vogliamo dirla tutta, meglio Cloud o Zack? Perché anche Zack comunque merita, eh? Cioè, bisognerà vedere come lo faranno vedere qui, sul remake. Però sono sicuro che anche Zack
Avevi detto che non lo nominavi. Vabbè. Qua lo devo nominare per forza. Qua si deve nominare Zack, ragazzi. Non... Ah, questo mi fa segno con la mano che non si può fare nulla. Però è vero, hai ragione. Effettivamente lo potevo nominare più tardi. Ma vabbè. Se siamo a giocare qui a Remake, conosciamo tutti Final Fantasy VII. Per chi non lo conosce, ovviamente lo conoscerà. Quindi... E poi è un nome, quindi non è uno spoiler volendo, dai. Cioè, non c'entra niente qui, Zack. Se c'entra Zack, è con quello che succede prima, non con quello che succede dopo. Quindi... Modieniti. Torna dai soldati, fanno la scenetta, vediamo. Ma forse non ci posso andare, Perché mi dice di andare lì. Aspetta, dai, vediamo se magari... Dai, gira sta cazzo di telecamera. Non mi fa tornare più indietro. Devo andare prima lì. Guarda che bella la moto. Non mi fa andare da nessun'altra parte. Guarda, cioè proprio mi dà l'obiettivo fisso. Niente, devo andare prima là. Niente, ragazzi, devo andare prima lì. Oddio. こんなことするんだ。 5年ぶりだ。 少しは変わるさ。 え? バレットに話がある。 うん。 入って。 マコールが爆発したんだよ。 Ma tanto nerfato, non lo so fino a che punto, Cioè, mamma mia che fregna pure Tifa. Io もうどこへも行かないから。 E poi quel fiore gliel'ha dato automaticamente. L'avete notato? Nel gioco tu potevi scegliere se dare il fiore a Tifa. Non vorrei che magari questa volta le scelte del Gold Saucer sono story driven. Quindi mi fanno scegliere solo una persona. Perché se sapete benissimo, su Final Fantasy VII si poteva scegliere con chi andare al Gold Saucer all'appuntamento. E addirittura si poteva andare anche con Barrett. Non vi nascondo. E tra l'altro, no, aspetta, ora che ci penso, un trofeo del gioco, da quello che ho capito, è appunto andare all'appuntamento del Gold Saucer con Barrett. Solo che però il Gold Saucer è più in là, è dopo Midgar, quindi non credo che in questa fase del gioco si possano ottenere comunque gli elementi per portarsi Barrett. Marlene è bellissima. Guardate che bella Marlene. Marlene, non so voi come l'avete chiamata. Guardatela. Guardatela che bella, è bellissima. Guardate che tenera. È tenerissima. No, che bella. È bellissima. Ma che spaventi, ma poi... Madonna che bella. E la Mari. Tu tanto no yakusoku wasurenakatta na. Erai. Già, oyasumi no jikan mo mamoranai to na. Ya, tu-chan to ohanashi suru. Tokubetsu da zo. È bellissimo. Soda. Gohan taberu? Ya. Hoshu no hanashi o shitai. そうだよね。あのね、クラウド。ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。Tifa è bellissima.
Devo abbandonarvi, ci vedremo di nuovo. Buonanotte, Crystal. Grazie per essere passata. Ti aspettiamo alla prossima. Bellissima. Tifa è stupenda. Cioè, io non so più qua come... Cioè, mi sto innamorando. Ogni mezz'ora mi innamoro di qualcuno. Qua si possono cambiare le musiche, eh? Con il jukebox puoi ascoltare i tuoi brani preferiti. Per ampliare il repertorio musicale, acquista nuovi dischi nei luoghi indicati con l'icona sulla mappa. Ah, intanto abbiamo preso il brano di Tifa. Tifa Steam. Ah, quindi abbiamo la possibilità anche di sbloccare le host, le musiche, praticamente. Che figata. Ciao Leia, buonanotte anche a te. Ma che ore si sono fatte? Così, giusto per curiosità. Ah, vabbè, dai, sono le 2:30. Sì, vabbè, dai, tra un pochino stacchiamo. Poi ce lo godiamo domani con calma. お金の話の前に聞く。この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はただ。 あ、助かるよ。じゃあ、こっち。上どんな感じだった？まあ、始めた後どんな方？だよね。ごめんね、巻き込んで。どうせ、グッラ、per forza。Eh sì, devo seguirla per forza。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。niente、seguiamola。分かった。シンガの気持ちも分かる。うん。seguiamola。 Tifa è un qualcosa di strepitoso. Cioè, guardate pure come cammina. Tanta roba, Tifa. ニュース番組も信らが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。そっか。Tipo GTA, che è la casa. 名前は展望層。部屋は2階ね。 この 201号室が私の部屋。 でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。 Ah, tipo vicini di casa sono, no? この 202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて? なんて? ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まず買った? いや、いいんだ。そっちは? そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。 Quindi devo entrare per forza? Sì. とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。 何でも役ラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？作戦の準備で物入りだったから今はバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ、あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、 最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。Madonna, sembra tipo, sembrano dei bagni pubblici con quelle porte.
203か。È dalla stanza accanto. Aspetta, chi è che ci può essere nella stanza accanto? Che non abbiamo incontrato ancora. Cioè, Biggs, Wedge li abbiamo incontrati. Jesse l'abbiamo incontrata. Bart l'abbiamo incontrata. Tifa l'abbiamo incontrata. Questo sarà qualcosa di nuovo. Del remake. Akerzo.様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ、ma sbaglio o mi sembrava come quel tizio malato che noi trovavamo nei bassi fondi, che però era marchiato col numero diverso, col numero 2. Ci avete fatto caso? Cioè, questo era marchiato col numero 49. Quello che invece trovavamo all'interno del gioco era marchiato col 2, se non sbaglio. Che numero era marchiato l'altro? Che bello di giorno! Guarda! No, ma è bellissimo! No, ma è bellissimo qua! Qui cosa c'è? La materia? No, coda di fenice. Quanto è bella di giorno. Io purtroppo, ragazzi, non ho la scheda d'acquisizione HD. Quindi non so se vedete effettivamente la qualità dell'immagine come la vedo io. Penso probabilmente di no. Perché, ragazzi, purtroppo non ho i mezzi per poter fare effettivamente... Cioè, non ho la scheda grafica, il GADO, da collegare al PC per poter proiettare in HD. Però, cioè, vi posso assicurare che è tanta roba. Cioè, guardate qua che cosa c'è. Guardate che bello. Cioè, vista così sembra quasi la Millennium Falcon di Star Wars. Cioè, se voi la vedeste soltanto così, sembra quasi la Millennium Falcon. Che bello. Che bello. Oya. Esatto, quello nel tunnel. Atashi wa Oya no mare. De, ototoi kitan datte. Sore made wa ue kai? Iroiro da. Waki ari ka. ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。
ティファがどうしたんだ。泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほらさっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。Che bello, mamma mia, che bello. Cioè, pure i bassi fondi sono bellissimi. Qua non credo che ci si possa andare, giusto? Infatti, ancora qua è chiuso. Qua si può salire. Madonna, c'è un casino da esplorare. Cioè, se veramente si può esplorare tutta la città così, è un macello. Se ne faccio mille, Jesse uscirà con me. Che figata. Cioè, se si può esplorare tutta così la città, io mi ci perdo, eh. Io mi ci perdo qua. Mi ci perdo proprio. Cioè, guarda quanto posso esplorare. È pieno di vicoli, cioè io mi perdo qua. Meno male che c'è l'indicatore sopra che mi dice dove devo andare, perché... perché qua sarebbe un casino per me. Io sono un amante dell'esplorazione nei giochi di ruolo, negli RPG in generale. Quindi per me questo è il pane quotidiano. Andarmene a zonzo così per me è tutto. Oddio, quanto posso andare lontano. Certo, le persone che spuntano così all'improvviso è un po' strana come cosa. Ah, ma qui è dove siamo arrivati ieri. No, perché ieri poi là c'era il 7-Eleven. Quindi questa sarà un'altra uscita. Però ci sono i soldati pure. Forse sì, ho rifatto il giro praticamente. Perché la vedi? Eh sì, là c'è il 7-Eleven. Quindi ho rifatto il giro praticamente. Ho rifatto il giro. Cioè, ho rifatto tutto il giro del distretto. Guarda quanto posso andare lontano. E infatti, sì, sono ritornato nella piazza. Wow, che figata pazzesca. Oddio, quasi c'è un CD. Yasuino. Infatti Barrett Theme, compriamolo. Quindi abbiamo comprato. Ah, vedete? In alto a sinistra c'è la host in sottofondo che possiamo comprare. Quando la compriamo appare. Che figata. Quindi ci fa capire effettivamente dove si trova la host, come ci aveva detto nel jukebox. No, è bellissimo. Cioè, esplorare così è bellissimo, ragazzi. Voi non potete immaginare la bellezza. Vabbè, guardate che bello come si muove Cloud, come corre. Cioè, è fighissimo. Madonna, quello l'ho spinto. Oddio, ma non è caduto. Ah, madonna, poverino. Vediamo. Cioè, puoi spingere le persone, letteralmente. Puoi spingere le persone. Che bello. Vediamo.
No, che figata. Cioè proprio li spingi fisicamente. Che bello però. Pum. Beh, oddio, non penso che ci sia comunque molto da esplorare per ora. Vedo dove siamo arrivati. Cioè, intendo come forzieri, perché quelli che abbiamo trovato comunque penso che già siano sufficienti per ora. Non credo che ci sia altro in giro. Anche perché, esatto, questo complesso, questo, diciamo, sobborgo è abbastanza piccolino in realtà. Cioè, non penso che ci sia altro. Esatto, qui è dove c'è la casa, quindi effettivamente sì. Abbiamo già praticamente esplorato tutto. A meno che c'è qualcos'altro qui, ma... Che qui effettivamente ieri non ci siamo potuti... Cioè, ieri. Ieri... Ecco, vedete, qui c'è un'altra host. Che si può comprare qua, possibilmente. Hip hop del Chocobo. Ricercatore musicale. Adesso mi compro la PS4 solo per spingere la gente. Ma è fighissima sta cosa. Hip hop del Chocobo. Qua c'è un altro forziere. Ah sì, qua siamo già. C'è il bar, non mi interessa. Eh sì, qua sarà bello comunque fare tutti i trofei, cercare di platinarlo. Usciranno ovviamente anche i video su YouTube poi su come platinare determinate cose. Finalmente potrò farli anch'io, i video su come platinare top. Ho sempre sognato di farlo in realtà. Cioè li ho sempre visti comunque su YouTube i video, come platinare, come fare questo, come fare quello. Potrò farlo anche io adesso, che figata. Granate. Penso che comunque anche aprire i bauli, cioè i forzieri, sia forse un achievement per il platino. Oddio, non so se effettivamente è così, però penso di sì. Cioè in realtà spero di no, perché sarebbe un casino andare a cercare tutti i forzieri. Però conoscendo il tipo di gioco potrebbe benissimo esserlo. Comunque io direi che per non immischiarmi troppo, perché comunque si è fatto tardi, so che comunque dobbiamo riposarci per forza tutti, per forza di cose. Cioè io continuerei tranquillamente tutta la nottata, ma non ne vale la pena. Ma preferisco godermelo domani poi con calma, magari domani mattina, pomeriggio, anzi più pomeriggio. Dopo pranzo magari, o pomeriggio verso le 4, le 5. E continuarmelo come si deve. Anche perché poi domani di sera c'è Opera Omnia in mezzo. Quindi dobbiamo fare anche Opera Omnia. Le giornate adesso saranno molto interessanti con il remake di mezzo per me. Praticamente sarò in live quasi tutto il giorno. Cioè, oddio. Quasi tutto il giorno no, ma la serata sì. La serata tranquillamente me la passo in streaming. Ma sicuramente me la passo in streaming tutta la serata. Io direi che ci possiamo fermare esattamente prima di andare verso il prossimo reattore. Quindi dopo aver visto tutte queste scene che ci sono ora ci fermiamo. Quindi per il momento vediamoci queste scene e poi ci fermiamo. じゃあ早速働く?ん?JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる?ああ、勘弁してくれ。
揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。Come se Tifa avesse bisogno di essere protetta, fondamentalmente. Cioè. Kaishu shita daikin wa sono mama uketotte. Kita bakari de nani ka to iriyou desho? Tasukaru. Quindi vedete, hanno messo delle cose di intermezzo. Ima Barretto mo okane o kaki atsumete ru kara. Kyōjū ni moraeru nara kamawanai. Ah, ecco, qui c'è un'altra ostia. JS Filter no koukan desu. Tifa-chan, irasshai. Matteta yo. Are, soitsu wa? Guardate il taglio di capelli. Kakari no Cloud desu. Odai wa kare ni. Anta, umai koto yatta na. Sono yakume kawatte kure yo. Anta ni wa muri da. Cloud. Sou da. Sekkaku dakara kaimono sureba? Allora, dammi la host. The Prelude. E basta. Ah, ci sono anche altre. Vedi, ci sono le materie. Energetica, ardente, glaciale. Galvanica, che è fulgor e aggirante. Questa già ce l'abbiamo. Queste sono 500 l'uno. Quanti soldi abbiamo? No, 1500. Oddio. Va bene, compriamole. Così tutti i soldi li abbiamo già spesi. Bene. Ok, perfetto. Kongotomo Gohiki ni itsu demo kangei suru yo. Tifa-chan to issho ni kureba na. Sore ja, mata omise de. Itsumo no yoi shite matte masu. Cioè, tutti sono innamorati di Tifa, ma tutti sono innamorati di Cloud. Ise no joen san nano. 買い物をすると、おまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする？なんか。分け目当てで。ありえない。じゃあ、次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。 Beh, a lei penso che non paghiamo. Filter koukan desu. Tifa, matteta yo. Oya, anta mo ita no ka. Non lo può vedere nessuno, Cloud. Shūkin gakari o tanonda no. Chanto omamori yo. Watashi kekkou tsuyoi kara, sore wa daijoubu. Shitteru yo. Demo Cloud ni arasenai to. Konna aiso nashi da mono. 戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは顔。3000を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心へその1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。稼いでおいで。 Riposando in una stanza o sulle panchine, accanto ai distributori automatici recuperi tutti i PV e PM. Ah vabbè, sì, classico, punti di ristoro. Come Ardyn nel Final Fantasy XV che si sedeva sulla panchina e praticamente si accampava. L'armaiolo abbiamo finito? Cioè, di già? Tifa-chan! Ehi! Ano filter zenzen kouka nai zo! Moushiwake gozaimasen! Dewa, kochira no filter o tameshite kudasai! Mou iranai kara kaette kure! Zannen desu. Dewa, koko made no seisan o negai shimasu.
なんだ？効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それよりバレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな、あのね、アイデアがあるんだけど聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだ。うん、ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた、うん、あべ、レサイドクエスト、OK。どうすればいい？自警団の仕事、肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰所は誰もいなかったから、上に行ってみよう。武器屋、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ、武器屋持とう。Qua c'è qualcosa? Vediamo, forziere... No, vero? No. Da dove si scende? Dove si va? Ah, ma qua è dove siamo andati prima. Oh, moscaste Cloud-san, nyūdan kibō sū ka? Bāi ni yotte wa na. Jikei-dan wa nani o suru nda? Iroiro aru kedo, mazu...居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣、改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。おっ、おせっかいだろうけど手順を教えるな。modifica la spada? quindi la rendono come quella di Advent Children? modificabile?Espansione delle armi. Ora puoi espandere le tue armi. Usa i punti per sbloccare le prerogative delle tue armi. Puoi espandere le armi e sbloccarne le prerogative alla voce espansione armi. Per prima cosa scegli il membro della squadra. Ok, Cloud. Ora scegli un'arma da espandere. Premi X per la spada Potence. La cifra a destra indica quanti punti esperienza ti restano da utilizzare per quest'arma.Sbloccando. Ah no, ok. Quindi sono delle passive che prendi. Potenzia le armi sbloccandone le prerogative. Ok, sbloccare le prerogative delle armi richiedono PE, che puoi utilizzare per le varie armi fino a raggiungere la quantità massima. Usa per selezionare le prerogative da sbloccare. Ok. Quindi sono. Ok, non è una modificaDiciamo, ok, non è una vera e propria modifica dell'arma estetica, è una modifica delle caratteristiche dell'arma. Ok, adesso ci siamo. Allora, PV massimi e poi offensiva in assetto pesante, potenza fisica, assolutamente sì. Perfetto, per ora va bene così.Se preferisci che l'espansione avvenga in modo automatico, scegli l'arma da espandere e poi premi triangolo. L'arma è stata potenziata. Espandendo le armi puoi sbloccare varie prerogative che ne migliorano le prestazioni. Ad esempio aumentando gli alloggiamenti per materie o attivando effetti potenziati. Ah, quindi, quindi tecnicamente mi stai dicendo che non c'è il sistema per comprare le armi...Ma espanderò sempre la stessa arma? Spero di no, da un lato.
Perché io comunque voglio la spada ultima alla fine del gioco. Cioè, quando sarà. Non voglio rimanere sempre con la Burst Sword. Quando un personaggio sale di livello, i suoi PE massimi aumentano. Anche l'arma equipaggiata passa al livello successivo. Quindi con triangolo posso fare automatica per offensiva. E infatti c'era l'armaiolo prima, quindi vuol dire che io posso comprare altre armi. Quindi vuol dire che forse c'è un sistema di level up delle armi che però vengono cambiate comunque, quindi non per forza devo utilizzare la stessa arma. Perché appunto c'era l'armaiolo, però non vorrei che l'armaiolo venga utilizzato solo per le protezioni. Vabbè, lo vedremo comunque più avanti. Per il momento non c'è motivo di farsi le pippe mentali. Che comunque se c'è l'armaiolo solo per le difese. クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。 クラウド? 一緒に行くね? Oddio, Tifa! でも... 道知らないでしょ? Tano. Makasete. スラムで一番のガイドよ。 In azione, Tifa, madonna che bella! Guarda che bella anche nel menu. Quindi posso dare le materie anche a lei adesso. Esatto, vedi? Polsiera potente, aumenta del 5% la forza. Scusa, e a Cloud non gliela posso dare? Ah, ecco, dai, diamola a Cloud. Easy. Quindi anche lei ha le materie. Chakra, recupero 20% dei PV mancanti. Materia che permette di utilizzare chakra per recuperare PV in proporzione a quelli persi e curare l'alterazione da veleno. Ah, chakra, questa è come l'abilità che aveva Amaranth in Final Fantasy 9. Aveva la stessa abilità Amaranth. Aveva la stessa abilità. Ok, diamo... Diamole le materie. Diamole anche quest'altra. Perfetto. Quindi possiamo utilizzare Tifa adesso. Ah, voglio vedere come si utilizza Tifa adesso. Fighissima Tifa che prende a pugni le cose. Zona X, quindi tutta la zona è considerata. Cioè non ho un vero e proprio rifornimento. Tifa! Tifa è specializzata in rapidi e potenti attacchi corpo a corpo. Può colpire ripetutamente con quadrato e sferrare un colpo tremendo se tenuto premuto. Usando arte segreta, la sua abilità individuale viene potenziata fino a 3 livelli e il numero di attacchi in sequenza aumenta. Ah, ecco, vedete? L'arte segreta, come su Opera Omnia, no? Che lei si potenzia e poi attacca. Già stasi neanche il tempo, ma fammela usare. Porca miseria. Cioè, ma in quel tempo stasi su Tifa. Così, a caso. Mi sto solo riscaldando. Premendo triangolo Tifa sferra un attacco di potenza crescente, collisione potente, ira marziale, frenesia guerriera, in base al livello raggiunto grazie ad arte segreta. Ognuno di questi attacchi infligge più danni se il nemico è stremato, ma perde un livello dopo l'uso. Madonna, sembra di giocare a Opera Omnia.
Che hai gli stack, perdi gli stack, guadagni gli stack. Scusa, però... Ah, ecco, arte segreta. Ah, quindi è un'abilità che tu sblocchi con le barre abilità, l'arte segreta. Ok, pensavo fosse una cosa che lei facesse automaticamente, invece no. Devi essere tu a potenziarla. Ok, ci siamo, va bene. Ok. Vabbè, sono scarsissimi comunque i mostri. Cioè sono veramente veramente scarsi. Devo ricordarmele tutte. Le sistemate tutte. そろそろモンスターは片付いたかな。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビッグスたちのところに戻ろう。 E quindi se voglio esplorare... Cioè qua ad esempio cosa c'è? Una materia. Materia glaciale, ovviamente. Quindi ho sprecato già 500 gail. Ma io me lo immaginavo che era una cosa... Che ci sarebbe stata una cosa del genere, un inculato del genere. Questo ovviamente solo se giochi il gioco lo puoi sapere. Io non l'ho giocato, quindi preventivamente ho comprato tutto. Cosa che avrei potuto risparmiare. Perché appunto la materia glaciale già ce l'ho. Però non è un malus. Perché ricordiamoci che comunque il party poi sarà composto da tre persone. Perché noi abbiamo comunque adesso due e poi ci sarà anche il terzo. Quindi avere una runa in più, una materia in più, fa comodo. Fa molto comodo. Per cui non lo vedo come un malus, sinceramente. Ok, torniamo indietro. Finiamo, diciamo, questa fase così e poi dopo stacchiamo, così domani poi ce lo godiamo con calma. Ah, aspetta. Tu sei quel tizio che dava le side quest. T'ho visto nei trailer e anche parlandone nelle recensioni di gioco. Tu sei il tizio che dà le side quest. もう戻ったのか。うん。ちゃんと倒したよ。岩田スカギリ根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが、一体どう伝えたんだ。まあまあ。仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ。 いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。 まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。ええ。あ、でも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。うん。仕事を始める前に
armi nuove. Ok. Andiamo a vedere ste armi nuove, dai. Forza. ガレキ通りのモンスター。悪いことしたら容赦しないわ。子供たちに憧れだって言われるのよ。おい、あんた。どんなモンスターも倒す。何でも嫌なんだって。早速評判になってるみたい。 だとしたら。さっき、リジャチェラスパダ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったら、そいつを使ってくれよ。詫びがわりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ?他のも見ていかねえか?見るだけだ。 Ok, quindi ci sono le armi nuove, cioè le armi diverse, ok. Banda di ferro. E braccialetto astrale. Protezione creata da un maestro artigiano per facilitare l'uso delle materie. Beh, oddio, una banda di ferro per Tifa la potrei prendere in realtà. Però siccome i soldi li vorrei risparmiare, direi anche di no per ora. Stimolano la concentrazione, ma non c'è tipo pendenti spirituali capaci di ridonare i sensi a chi li ha perduti. Questo potrebbe essere interessante. Però 500, no, per ora non voglio spendere soldini. No, no. Per il momento no. Ora puoi ottenere delle nuove armi e acquisirne le abilità. Questo significa che una volta raggiunto il livello massimo di maestria usando un'arma, potrai utilizzare l'abilità anche quando non te ne equipaggi. Il livello di maestria... Ah, ok, questo l'avevo letto. Cioè, l'avevo sentito, anzi. Cioè, praticamente è come su Opera Omnia. La max limit brechi e prendi la passiva di quell'arma. Stessa identica cosa. Il livello di maestria raggiunto utilizzando un'arma non diminuisce se ne usi un'altra. Quindi puoi cambiare equipaggiamento in qualsiasi momento senza rischi. La maestria ottenuta con la spada Potence è già a livello massimo fin dall'inizio dell'avventura. Okay. Quindi posso cambiarla già subito. Esatto, la fai MLB. Stessa identica cosa. Quindi io tecnicamente, se faccio equipaggiamento... No. Equipaggiamento in materia. Se io vado qua... Ecco, maestria 100%. Riduce la distanza dal bersaglio con un affondo che lo danneggia più volte. Fattore stremante elevato. Quindi aumenta la potenza magica, diminuisce la potenza fisica. Donna, diminuisce tutto. Attacca con tre fendenti di potenza proporzionale al numero di bersagli colpiti. Aspetta, attacca con tre fendenti di potenza proporzionale al numero di bersagli colpiti. Ah, ok. Colpisce almeno tre nemici. Bonus maestria. Vabbè. Mantiene le materie dell'arma originale. Sì. Quindi mettiamo... Ah, ok. Quindi si passano automaticamente le materie. Perfetto. Però ne possiamo mettere una in più. Che in questo caso posso mettere galvanica, così abbiamo anche la magia del tuono. Perfetto. Abbiamo anche 10 punti esperienza, tra l'altro. Quindi espansione. Però aspetta, i punti espansione qua adesso non li prendo, giusto? Cioè, dovrei prendere i punti espansione di quest'arma prima. Cioè, della spada Potence. Perché non credo di guadagnare punti esperienza. Però, aspetta, no, i punti esperienza erano col livello, se non sbaglio. Aveva detto. Allora, vediamo qua cosa c'è. Allora, difesa fisica... PV massimi, danni fisici,
Contrattacchi in assetto pesante. Allora, danni fisici direi che va bene. E contrattacchi in assetto pesante. Bilanciamo. Ciao Giugiu. Beh sì, tra poco stacco comunque anche io, perché mi voglio riposare per prima di stamattina. Anche in questo caso metto offensiva. Ok, per ora facciamo così. Tifa. Ecco, Tifa ho anche l'espansione. Vediamo che c'è come espansione di Tifa. PM ma potenza fisica. Rapidità. Perfetto. Anche lei mettiamo offensiva. Che sono curioso adesso di vedere come effettivamente. Però mi sa che i punti esperienza si accumulavano con level up a sto punto, sbaglio. Però deve avere il level up con l'arma, c'era scritto, vero? Quindi dovrei continuare ad equipaggiare la Booster Sword per aumentare i punti esperienza, anche se la maestria è al massimo. Ok. Va bene, per ora va bene così. Ma che figa con le tre materie incastonate. Ok, ma penso che comunque adesso debba fare un'altra side quest. Ecco, vedi. Ciao, Tifa-kun. Komarigato kai? Ie, kyoryoku no suketto o shoukai shitakute. Nandemo ya no Cloud desu. Oh, tanomoshii ne. Incarichi disponibili sono elencati in mappa R2 missioni. Puoi intraprenderne diversi contemporaneamente. E più ne porti a termine, più la tua fama di tuttofare cresce. Chiodio Xacoho, Hakken. Sogo Data no Kensaku o Kaishishimas. Taiken o Seoinagara. Kokyo Minasanai, Shinpai Kino. Kinsei no Toreta Kinnik to Kokkaku. Sotegai no Itzai des. Boku ha Chadori. Shinra Company no Kagaku Bumon de Manandeir Kensuse des. Boku no Kenkyu ni Gokyoryuk Kudasai. まずは手付金代わりです。そのミアブルマテリアを装備にセットし、ああ、マテリアナリティがスカン、アナリシ。それで新たなマテリアを開発できるのです。神羅の仕事ならお断りだ。僕はささやかながら神羅に反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアは神羅に対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。ポベリは本当に切る。つまり、それまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。Ok, quindi lui è tipo il bestiario. Il dossier di ricerca sarebbe tipo il bestiario tecnicamente. Portando a termine le missioni del dossier di ricerca e fornendo i dati a Chadley contribuisce a creare nuove materie. Le missioni sono indicate in ciascun fascicolo nel dossier di ricerca nel menu principale. Se informi Chadley entro il tempo stabilito riceverai una ricompensa extra. Quindi, ah ecco, vedi, dossier di ricerca. Indagine zoologica. Le belve che vivono in habitat particolarmente ostili mostrano notevoli capacità di autorigenerazione. Raccogliendo dati sul fenomeno potrai riuscire a sviluppare una materia che sfrutti tale peculiarità. Usa analisi su due specie diverse. Wow, quindi devo fare anche delle... Diciamo che ci sono praticamente delle condizioni da rispettare per fare appunto l'indagine. Figata. Miaburu materia o sobi ni setto shite. Inserisci la materia nella linea di... Ok. Mentre invece tu mi dai... Ah, ecco, guarda, sono spuntate tutte le side quest. Guarda, là ce n'è una
Di qua ce n'è una. Oddio. Aprendo la mappa può controllare la meta delle missioni in corso e studiare le caratteristiche della zona. Esatto, vedi, qua ci sono tutte le side quest. Amici scomparsi. Oh Gesù, guarda quante side quest. Quanto è bella questa cosa. La fabbrica delle lucertole. No, vabbè. Io qua mi ci perdo. Ok, no, allora mi sa che è meglio staccare adesso. Perché sennò io qua non finisco più. Allora, aspetta, sistemiamo l'equipaggiamento. E togliamo la materia questa per ora. Mettiamo analitica. Per il momento, direi che va bene così. Salviamo. Che bello che però si può salvare in qualsiasi diciamo in qualsiasi momento e non è una cosa, diciamo, cioè devi andare praticamente, che ne so, in un centro specializzato per salvare. Tipo tu puoi salvare ovunque, ovviamente se non ci sono scontri o se non ci sono altre robe. C'è l'autosalvataggio e il salvataggio manuale. Quindi sono due cose veramente veramente fighe. Ok ragazzi, io direi che per questa prima serata di Final Fantasy VII Remake è tutto. Veramente bellissimo. Non ho parole per descrivere l'emozione e la bellezza di questo gioco, che già dalle prime ore mi ha letteralmente distrutto mentalmente. Veramente veramente bello. Non vedo l'ora di ricominciare a giocarci domani. Solo che domani probabilmente comincerò a streamare di pomeriggio, verso le 4, le 5 possibilmente. Di mattina mi occupo di Opera Omnia, che esce il nuovo banner, faccio video pull, lo sistemo, lo edito e lo carico. E poi nel pomeriggio invece mi dedico un pochettino a Opera Omnia, perché dovrò portare su Xande, dovrò fare tante cose, sbloccare tutto ciò che si deve sbloccare dell'evento, perché poi di sera dobbiamo fare Opera Omnia. Quindi Lufenia, eccetera, eccetera. E poi dopo, in post serata, magari continuiamo ancora Final Fantasy VII Remake. Quindi ragazzi, che dire, buonanotte a tutti, grazie per essere stati con me fino adesso, veramente una grandissima soddisfazione per me avere persone che mi seguono anche alle 3 di notte, veramente veramente figo, vi ringrazio di tanto cuore, veramente, sono molto contento, molto molto contento di questi risultati che sto ottenendo e che ovviamente posso ottenere solo grazie a voi. Detto questo, vi auguro una buonanotte, ci vediamo domani ovviamente, statemi bene e sogni d'oro.